Brera aveva 3 marce in più rispetto a quasi tutti i nostri colleghi, perché era un uomo straordinariamente colto, ma era capace non solo di scrivere in modo comprensibile, ma anche suggestivo, perché poi parlava di sport, quindi era molto difficile, però lo sport diventava epica grazie alla sua penna, quindi io lo leggevo con grande ammirazione. Se non che poi facciamo una grande polemica, alle Olimpiadi a Milano io ero sfavorevole, lui era favorevole, ma a Milano non c'erano le strutture per ospitare le Olimpiadi, quindi gli facevo notare quello e lui mi ha un po' trattato male sul giornale, no? Polemica giornalistica. Allora io nella risposta concludevo dicendo: caro Brera, stavolta hai toccato il fondo della bottiglia, no? E dopo io non l'ho più visto per un paio d'anni. Un giorno entro in un ristorante in centro a Milano, Corso San Pione, si chiamava Roberto, adesso non c'è più, entro e quando entro vedo un tavolo che c'era Brera. L'ho svincolato, mi sono messo, diciamo, un po' in disparte per non farmi notare, perché mi cercava a continuare a litigare con un signore che peraltro stimavo. E lui fece anche lui finta di non vedermi, se non che dopo 10 minuti arriva il cameriere con una bottiglia di mi pare fosse grignolino e con un biglietto che diceva: caro Feltri, mi auguro che anche tu oggi tocchi il fondo della bottiglia. C'è una cosa spiritosissima. Allora mi alzai, andai a ringraziarlo, ci stringemmo la mano e poi diventammo nuovamente amici. E cosa accadde? Che lui un giorno arrivò con 6 inediti, i suoi racconti inediti, io ero direttore dell'Indipendente, e me li regalò. Uno che scrive gratis non esiste al mondo, ma lui mi regalò questi 6, che io pubblicai a dispense per l'Indipendente, e presi 7.000 copie d'un botto e non le persi più. Quindi io anche in questo caso ho motivi di gratitudine e non me lo dimenticherò mai, anche se lui purtroppo, essendo morto, non gli posso più dire niente.